quindi potessero svolgere un ruolo di coordinamento più efficace, è sicuramente vero. Mi permetta anche di dire che quando succedono queste emergenze ci sono tanti che si scoprono allenatori della nazionale di calcio. Io faccio un altro discorso. L'emergenza in Piemonte, e io francamente di tutti questi che scoprono qual è la nazionale migliore sono un po' stufo. Noi siamo in emergenza dal 10 ottobre, oggi è il 30 ottobre, il culmine dell'emergenza c'è da domenica, non ieri, scorsa, e ci sono stati, non c'è stato un danno alle persone, per fortuna, non c'è stato se non marginalmente, non ci sono stati se non marginalmente danni ad abitazioni, seconde case. E non ci sono stati danni a infrastrutture fondamentali. Questo non è dovuto solo grazie alla fortuna, è dovuto anche all'abnegazione, all'impegno prima di tutto dei volontari antincendi boschivi, ha ragione la signora che ho sentito prima, quelli che conoscono il territorio, i vigili del fuoco che stanno collaborando con loro e sono venuti in Piemonte da molte parti d'Italia. E a tutti gli altri volontari e ai corpi di polizia, ai carabinieri che presidiano il territorio. Ora, io credo che non spetti alla politica decidere come si utilizzano i Canadair o come si Non c'è utilizzano dubbio, ha spetta alla ragione. politica metterli a disposizione. Noi abbiamo dato piena disponibilità di budget, se necessario taglieremo da altre parti e mettiamo tutto lì perché tutti i mezzi, quando possano, si levino in volo. Ma non spetta al primo improvvisato comandante dei pompieri decidere dove deve andare il Canadair e dove deve andare l'elicottero. Allora, capisco il nervosismo di Sergio Chiamparino su questa faccenda, No, ma non è capisco un che. No, nervosismo, ma ha è che, ragione, non è il momento delle ripeto, c'è polemiche, è il troppa momento di gente che si lavorare. improvvisa, ecco. E tra l'altro devo anche dire che anche noi dei media siamo arrivati tardi su questa, ha ragione lui, è un'intera settimana che il Piemonte è in una situazione gravissima, l'allarme è partito tardi anche dal punto di vista della visibilità, speriamo che da questo momento in poi possiamo essere utili nel modo migliore anche noi che facciamo la televisione. Allora,